posato così, no? Un posato così, così posso descriverlo bello e Patinato, armonico, bello, eh? No. sensuale? No. Però sexy sì, l'ho fatto Sì, già, l'ho fatto in sexy. passato. Sexy, sì. Sexy Ricordo bene. un po' stupidamente ammiccante, però vabbè, insomma, a 50 anni, A 50 anni si può. si è più consapevoli, perciò insomma, si fa meglio. Parliamo, no, ah, tu stavi Stavo già già. Bravo. riprendendo. Ma fai tranquillo. Niente. Ciccio Riccio incontra Paola Turci. Ciao, ciao a tutti. Parliamo di questo secondo cuore subito, eh? Andiamo dritto dritto al punto. Diciamo che intanto è il CD che noi aspettavamo e devo dire tra quelli che di Sanremo aspettavamo veramente con tanta ansia. Grazie, grazie. È arrivato a fine marzo e adesso, insomma, l'abbiamo già ascoltato. Io ho già dei pezzi che mi piacciono molto, c'è il nuovo singolo che mi piace altrettanto rispetto a Fatti Bella per te. Beh, anche a me, se vuoi sapere il mio parere, sì, è la canzone La vita che ho deciso è un'altra di quelle canzoni autobiografiche che sono nate come davvero, no? Come nasce qualcosa che ti sembra perfetto. Sono riuscita a descrivere appunto la vita che ho vissuto e che volevo, che era quella della musicista, era la vita con la musica, con il mio secondo cuore. E quindi riuscire a scriverlo in una canzone con la stessa gioia, con uno sguardo di tenerezza verso il passato, verso un'idea che ho sempre avuto della mia vita, di quello che sarebbe stato, è come insomma, riuscire a fare qualcosa che hai in mente e che riesci a esprimere perfettamente in quello che fai, nel mio caso nella musica. Eh sì, che è il tuo secondo cuore, no? Abbiamo capito che il secondo cuore è quest'altra dimensione, quella molto di fantasia, di musica, di voglia di condividerla anche questa musica, perché insomma anche questo è condividerla con i tuoi ascoltatori, con i tuoi affezionati, ammiratori. Beh, la musica è messaggio, perciò è condivisione. La musica che nasce invece è solo mia, fa parte soltanto del mio luogo, quello privato, quello in cui nasce una canzone, quindi è il luogo della creatività, dell'ispirazione, quel momento magico in cui insomma, si è in trance quando si scrive una canzone, quando si fa un atto, un gesto appunto d'arte, no? Perché la musica per me è una forma d'arte, Allora. ovviamente. Perciò è un luogo bellissimo, è un luogo ideale. Però mi confonde, perché di secondo cuore tu parli in due tracce. Vero? Sì, è tutto nato dal testo di Enzo Avitabile, il testo che ha scritto e io ho musicato la canzone, si intitola Nel mio secondo cuore. Poi ho pensato a dare il titolo proprio al disco, Il secondo cuore, ma poi gli ho chiesto infatti lui è come autore, risulta autore della vita che ho deciso perché il ritornello volevo parlare di questo luogo e quindi la canzone dice sei tu il mio secondo cuore ed è tutta una serie di immagini le più meravigliose che mi sono venute in mente per raccontare, per descrivere questo posto e quindi perché il secondo cuore è la musica e questo disco è la musica per me. Io pensavo invece, guarda, il secondo cuore è l'uomo che ama adesso, guarda, quindi è proprio una dichiarazione d'amore forte, no? Invece È una dichiarazione d'amore però, è una dichiarazione d'amore verso la mia compagna che appunto che in questo caso è femminile, che è la musica, che è la musica che mi ha dato la vita, che me l'ha salvata, che me l'ha migliorata, che mi ha permesso di crescere, che mi ha guidata, l'ho sempre sentita come un rifugio, un approdo, una famiglia. Insomma, io ho vissuto molto più con la musica che anche con la mia famiglia, perché insomma mi chiudevo in una stanza, in un bagno. Quando ero piccola e passavo tutti i giorni per diversi anni a cantare, a suonare con la chitarra davanti allo specchio. Voi sentite che, insomma, tu sei molto spigliata, sei molto. Poi ti piace molto la radio, so che sei, come dire, una speaker dal venerdì alla domenica, dalle 22 a mezzanotte,
la signora Turci si chiama La Magnani in realtà. Non c'è la Turci, c'è solo la Magnani. Ragazzi belli, no? Ah sì sì, mi senti? Certo che ti seguo. E non mette nessuna musica italiana, quindi no musica perché... italiana non c'è, quindi Paola Turci, io non sono io, sono mi piace avere questa doppia vita, insomma, soltanto di notte, nel weekend, dalle 10 a mezzanotte su quella che si chiama Radio Freccia, certo. E programmo soltanto musica rock, passo soltanto musica rock, perciò è per me un grande divertimento ed è una grande passione, perché la radio, da quando l'ho scoperta come conduttrice una volta tanti anni fa a Radio Rai, mi è salita questa scimmia, questa voglia di farla, e quando ho saputo che era nata questa radio da poco tempo mi sono proposta. La Magnani non a caso, ti chiami La Magnani? Certamente non a caso. È anche dentro questo disco La Magnani, è nell'ultima traccia di questo disco, la figura di Anna Magnani. Io ho scelto come pseudonimo alla radio La Magnani perché l'ammiro da sempre, perché è una donna, è una figura di donna che appartiene alle figure di donne femminili della mia famiglia, mia nonna, mia madre. E perché La Magnani è rock, ha vissuto una vita rock, ha un'attitudine rock proprio nel porsi, nel parlare, nell'affrontare la sua vita, che è stata insomma non priva di dolori. E questa donna forte, appunto, che io mi sono immaginata lei, la ritraggo in questa canzone. Assurda, imprevedibile, imprevista, che è appunto una canzone in romanesco, non avevo mai scritto, non avevo mai cantato una canzone in romanesco, neanche scritta, ho fatto entrambe le cose ed è venuto fuori appunto questo ritratto di donna forte, intelligente, che sa chi ha davanti, ma che si arrende a chi ha davanti, si arrende al suo amore perché lo sente, lo vive, eppure se gliene combina di tutti i colori, lei lo perdona. E ho trovato anche la figura maschile, giusta, per quella faccia lì da schiaffi, però affascinante, con questa voce che ti stende, Romano Doc, che è Marco Giallini, un grande attore, un grande nostro attore italiano, che recita questo ultimo breve monologo, che è meraviglioso, insomma. Negli incontri con gli artisti, che non voglio chiamare intervista, sono più che altro scambi di curiosità o comunque scambi di suggestioni, di emozioni, c'è la possibilità di poi portare in un'altra direzione l'intervista. Io ci stavo provando, poi abbiamo parlato di Anna Magnani, adesso ti parlo di bambini. Sai perché? Cioè, la tua canzone, purtroppo, ieri o ieri l'altro, è una canzone che, come scritta... Ieri, sì. È stata scritta ieri, Bambini. Purtroppo mi porto con me la gioia e questo grande dolore nel pensare che questa canzone racconti dei fatti che sono successi ieri in Siria. Sono successi già altre volte, questo però è il fatto più grave, poi nella modalità più grave da tanti anni a questa parte, ma poi insomma colpire i bambini è proprio vuol dire aver perso di vista l'umanità intera, aver perso di vista che cosa significa stare al mondo, ma sai... È sempre più evidente che molte persone non hanno interesse a stare al mondo. Mi piacerebbe che qualcuno, qualche regista lassù, un po' si opponesse a questo, in qualche modo facesse prendere a queste persone una direzione che è solitaria. Non vuoi stare al mondo? Ammazzati da solo però, un po' come gli uomini che ammazzano le donne, no? Quelli che pensano di averle come proprietà e quindi decidono di farle fuori. Vorrei tantissimo che se proprio non si può evitare, insomma, che si uccidessero loro, che lasciassero in pace invece chi vuole vivere e chi ha un futuro, soprattutto i bambini che proprio non c'entrano niente, ma tante persone non c'entrano niente.
è dolorosissimo poi pensare che appunto di avere una canzone che è bella, una bella canzone, una canzone che mi ha dato tanto, una canzone che mi ha reso migliore, che mi ha permesso di guardare l'altra parte del mondo, perché i bambini poi si aiutano anche, e quindi associazioni, fondazioni, insomma questa canzone è stata suonata un po' dappertutto, in tutto il mondo, e però quando senti insomma quello che dice e lo vedi nei fatti successi poche ore fa, ti senti male, insomma ti fa male. Io vorrei congedarmi da te e da Ciccio Riccio con qualcosa di un po' più leggero. Ma ti si può clonare? Cioè, ma è possibile clonare Paola Turci? Perché insomma si può parlare veramente di tutto, non solo di sensibilità artistica, musicale. Io direi che insomma una donna impegnata giustamente deve essere ben accolta dal suo pubblico. Io penso che se insomma chi mi ascolta e chi mi capisce, voglio dire chi condivide il mio pensiero non ha bisogno di come dire di tanto per sapere come si può stare bene con l'altro. Mi piacerebbe che questo pensiero, mi piacerebbe che l'idea del anche che l'arte, no? Che l'arte in generale, che se ci si avvicinasse di più all'arte molte persone si salverebbero, sono sicura, si salverebbero da questa follia che invade la loro anima, se ce l'hanno, ma ora non ce l'hanno, è cieca, è morta dentro. Però ripeto, insomma, se c'è chi non vuole salvarsi, che la facesse finita da solo, senza dover coinvolgere nessun altro. Grazie Paola Turci, grazie Ciccio Riccio. Grazie a voi, arrivederci. Tu fatti bella per te, per te. Per te, per te. Tu fatti bella per te.